Ce lo chiedono in tanti, il calcio a 5 è Acapulco on the beach e ogni tanto puntiamo sul calcio a 5, ma su quello d'elite, un portiere eccezionale, Antonio Capuozzo, che ha anche tante storie da raccontare. Eccolo, Antonio Capuozzo, lo volevamo chiamare già negli anni passati, però abbiamo aspettato un po' perché così ha più storie ancora da raccontarci. Da quanti anni in Abruzzo? Tantissimi, sei quasi di adozione abruzzese. Beh, diciamo che la prima volta che sono arrivato qua in Abruzzo era nel lontano 2003 con la FAS Montesilvano, poi sono andato via e sono ritornato definitivamente nel 2006 e da allora ormai sto qua, ho messo le radici, diciamo. Perché? Cioè, il calcio a 5 sicuramente è il punto che ti lega moltissimo all'Abruzzo, ma immagino che ormai comincerai ad apprezzare pregi, ma anche a notare i difetti dell'Abruzzo, perché no? No, io sì, il calcio a 5 mi ha portato in questa magnifica città, poi il resto mi ha trattenuto, compreso una moglie che è abruzzese, due figli splendidi nati qua. E poi io adoro, ormai mi sento veramente adottato dall'Abruzzo perché adoro questa città. Hai conosciuto tante persone, hai giocato con tantissimi giocatori perché tu hai giocato in diverse società qui in Abruzzo, adesso magari farai tu un excursus e al fianco hai avuto davvero i migliori giocatori del mondo. Sì, sono riuscito a giocare veramente con l'elite del calcio a 5 e ci riesco ancora fortunatamente perché siamo ancora in attività, speriamo per lungo tempo. E sì, se no... In Abruzzo ho giocato con la FAS Montesilvano all'epoca, poi sono stato per 2 anni all'Acque Sapone, poi ho fatto l'exploit di 6 anni, lunghi anni con il mio amato Loreto, che comunque come il Pescara porterò sempre nel cuore, poi alla fine sono arrivato fortunatamente qua a Pescara, dove diciamo sono veramente fortunato e mi ritengo veramente fortunato di essere qua. Un po' l'hai detto tu, Antonio, cioè le storie, perché i titoli li hai vinti, continui a vincerli, e hai un fisico ancora eccezionale, nonostante gli anni passano, ma il portiere può giocare più a lungo rispetto al calciatore tradizionale. Le storie ne hai tante, perché l'hai detto, a un certo punto la tua carriera era andata verso il Loreto, con tutto il rispetto, perché parliamo comunque di realtà importanti, ma forse sembravi un po' lontano dalla grande elite che avresti meritato anche in età molto più giovane. Sì, sicuramente è arrivata questa opportunità dopo tanti anni di gavetta, tra campionati di Serie B, di A2, fino all'ultimo anno che poi con Loreto facevamo la Serie C e avevo quasi deciso di smettere, infatti mi ero dato un po' all'imprenditoria, avevo aperto una gelateria qua, stavo bene e tutto, poi... Il destino ha voluto che il Pescara aveva bisogno di un portiere a fine mercato perché Leandro Pereira si fece male, si ruppe lo scafoide e Mister Colini insieme a Matteo Annascoli e al presidente Danilo ebbero la brillante idea di chiamarmi per provare. Accettai con entusiasmo questa proposta e il resto è storia moderna, il resto è niente, ci siamo messi sotto, abbiamo lavorato e ad oggi fortunatamente le cose ci sono andate bene, abbiamo alzato tanti trofei. Devi tanto a te stesso innanzitutto perché ci hai creduto fino alla fine, ma forse anche a Colini, alla società del Pescara, perché quella telefonata probabilmente tu non te l'aspettavi o forse era nell'aria qualcosa. Io personalmente da giornalista esterno sono rimasto molto colpito e molto contento per te ovviamente. Guarda, ti racconto un aneddoto. Io ero in vacanza quei 3 giorni con tutto il mio staff della mia gelateria a Scandone, in una villa. E mi chiamo il direttore Matteo alle 11:30 di sera. Io, quando mi ha chiamato, ho attaccato pure il telefono perché pensavo che era uno scherzo, no? Dopo mi ha richiamato e ho detto, guarda che... Allora, l'indomani subito sono partito, sono venuto qua, abbiamo fatto un pranzo con lui e Mister Colini, abbiamo parlato. Veramente sembra una cosa strana, no? Niente, poi da là comunque è andata bene, sto qua. Capuozzo è un grande portiere, io credo che guardando le partite di calcio a 5, le immagini le potete trovare dappertutto, Antonio Capuozzo è anche un portiere bello da vedere, spettacolare, grintoso, che dà la carica anche ai compagni, però in passato era un po', insomma, bizzarro, un po' estroverso come sanno essere i portieri. Invece adesso l'impressione è che anche da quel punto di vista sei diventato molto più professionale, non che prima non lo fossi, ma adesso sei molto più maturo, ci sembra. Beh, sicuramente sono maturato con gli anni, sicuramente sono maturato avendo una famiglia, dei figli, poi si cresce, magari prima ero un po' più giovane, un po' più, un po' purtroppo estroverso, mi dici tu,
Adesso sono, mi reputo che sono al top della maturazione, quindi tornassi indietro magari non rifarei più qualche episodio che ho fatto da giovane, quello sì. Il Pescara è la società più importante, non nella quale tu hai militato, la più importante in assoluto, perché lo sanno tutti, ha uno staff eccezionale, cioè nessuna società di calcio a 5 penso che si possa dotare di quello che c'è qui a Pescara. Ma sicuramente noi, come dico anche gli altri miei colleghi, dobbiamo essere fortunati perché noi siamo nell'elite del calcio a 5 italiano. Pescara secondo me ad oggi è la società dove è veramente più alta che c'è in Italia. Noi disponiamo di una struttura, di una società impeccabile. Loro sono maniacali nei mini particolari, quindi niente, ogni calcettista, come ti dicevo pure prima, ha l'ambizione di giocare a Pescara. Quindi niente, noi siamo al top sicuramente su questo. Il vostro allenatore è Fulvio Colini. Molti lo conoscono perché lo chiamano un po' come Mourinho, no? Lo special one, quello che dove va vince, riesce a imprimere la sua mano non solo tatticamente ma anche filosoficamente, oserei dire. Chi è Colini realmente? Colini è un vincente, Colini è uno che l'ha dimostrato con gli anni e con i titoli, è uno che vince, dove va vince e continuerà a farlo perché è uno che cura tantissimi dettagli, vuole sempre stare giustamente sul pezzo, è esigente, è un professionista e i risultati lo dicono perché non a caso si vince così tanto. Il calcio a 5 è uno sport bellissimo, spettacolare, chi vede una partita rimane colpito, chi la vede dal vivo rimane ancora più colpito, ma qual è il futuro del calcio a 5? Antonio Capuozzo, portiere del Pescara Calcio a 5, plurititolato. Dove va il calcio a 5? Si è parlato, tanti stranieri, un po' di regolamenti che forse andrebbero rivisti, non lo so, c'è anche un po' di crisi che aleggia attorno al calcio a 5, non al Pescara, magari nel calcio a 5 del secondo piano. Sì, 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 vabbè, sicuramente la crisi è generale, quindi rispecchia anche nello sport come nel calcio a 5. Credo che questo sport può fare di più, può dare di più, con l'avvento del nuovo presidente qualcosina diciamo che lui sta provando a fare, qualcosa gli riesce e qualcosa di meno, però io lo spero che si cresce, lo spero che si arrivi alle Olimpiadi, spero di diventare importante anche perché è uno sport che merita, questo è uno sport bellissimo dove basta guardare una partita dove ti emozioni, capisci che veramente è bello andare là e seguirlo, quindi credo e spero anche per i giovani che verranno e che vogliono avvicinarsi a questo sport che cresce, che cresca e che arriviamo ad alti livelli. Non so se l'argomento ti dà fastidio, penso di sì, perché quando ti parlo dell'episodio con la Luparense, di questo scudetto andato dall'altra parte ma con mille polemiche, mille episodi, non so se adesso a distanza di qualche mese vuoi fare tu una sintesi in maniera magari tranquilla. No, guarda, la delusione è tanta, l'amarezza pure, rimane. Rimane il fatto di aver fatto una stagione bella, perché portare due trofei, due titoli in bacheca è sempre una cosa bella e importante. Per lo scudetto, ti ripeto, poi sono state delle decisioni assurde, delle cose brutte che non mi va nemmeno più di tanto di ricordare, perché l'amaro, ti ripeto, è ancora tanto. Purtroppo è andata così e ripartiamo con la voglia di più e con la rabbia anche che abbiamo dentro, se dobbiamo essere bravi a metterlo nel campo. Antonio, rimarrà negli occhi di tutti anche il pubblico clamorosamente tutto pescarese portato in campo neutro nelle Marche per quella partita che poteva sancire la vostra rimonta. Questo bisogna farne lode alla società. Cioè Pescara ama il calcio a 5, questo è il senso. Sì, sicuramente, ma là un plauso va alla società, al presidente Danilo, al direttore Matteo, perché portare tanta gente da qua ad Ancona non era facile. Non so quanti altri presidenti ci riuscivano ad organizzare pullman, treni e tutto. Poi il pescarese ha risposto alla grande, come sempre, perché è attaccata ai suoi colori e è arrivato là in massa. Ti fa capire che questa città merita e noi daremo sempre tutto proprio per questo, per questa città, per la società e per tutto. Andiamo verso la parte conclusiva dell'intervista. Luca, quanti minuti abbiamo?
4, beh, pensavo peggio, allora possiamo giocarcela bene. Banalmente ti faccio domande da banale giornalista, no, perché io sono curioso, tu hai giocato veramente con i più forti, chi ti ha colpito in maniera particolare, cioè che magari, oppure chi avrebbe potuto fare una carriera ancora migliore e non l'ha fatta, perché a me piacciono questi personaggi che magari aveva la testa un po' da un'altra parte. Ma sulla seconda non ti rispondo perché potrei fare un torto a qualcuno, sulla prima ti dico assolutamente Mauro Canal, perché Mauro Canal è l'emblema del calcio a 5, un giocatore straordinario che ne ho visti tanti, ho visto anche Riccardinho in UEFA e tutto, ma se tu mi chiedi chi mi ha impressionato di più, per me è Mauro Canal. E invece dei portieri, perché te lo chiedo? Perché è facilissimo parlare ovviamente del celebratissimo grande portiere a livello mondiale Mammarella, questo è chiaro, però io nell'otto ci metterei anche te, perché hai una fisicità, un carisma che non hanno tutti quanti, e poi mi piaceva molto anche l'ex portiere dell'Acqua e Sapone che è il brasiliano Zaramello, non so se tu sei più o meno d'accordo. No, io sono d'accordissimo, hai fatto due nomi di grande importanza mondiale, anzi mi lusinga il fatto che mi ha messo in... Sei tra i tre secondo me. Io ti ringrazio e la stima è reciproca, ti pago il caffè, però niente, no, per me Stefano come Sciuscia sono due portieri straordinari, anzi a Stefano approfitto in diretta per fargli gli auguri di una prontissima guarigione, perché questo sport, questo movimento ha bisogno di lui e di tornare presto. Poi per Sciuscia, peccato che è andato via dall'Italia, è andato a giocare in Belgio, ma resta uno dei portieri più forti. Se vuoi una considerazione di portieri, dico che in Italia stanno crescendo tantissimi portieri, giovani portieri che possono fare bene. Uno ce l'abbiamo in casa nostra, Pietrangelo, che ha già dimostrato, sì, ha dimostrato tanto, e secondo me lui può dire la sua come altri ragazzi. Il ruolo del portiere non è facile, purtroppo siamo sempre sotto gli occhi di tutti e bisogna avere grande carattere prima del grande fisico o della grande esplosività. Quanti anni giocherà ancora Capuozzo e che cosa sogna di vincere ancora, come sogno nel cassetto? Guarda, il cassetto lo lascio per gli indumenti, io vivo di sogni, perché la mia vita fondamentalmente è stata tutto un sogno, quindi spero di continuare ad esaudire i miei sogni. E poi per quando mi devo giocare, il giorno in cui, lo dico sempre pure a mia moglie, il giorno in cui non avevo più voglia di fare la borsa per andare a giocare, io smetterò. Per ora ti dico che non vedo l'ora che inizi il ritiro, perché c'è una voglia matta e quindi è difficile, la vedo dura, la vedo lunga di smettere. Un saluto ai pescaresi e siamo proprio alla conclusione, grazie Antonio Capuozzo, naturalmente in bocca al lupo al Pescara Calcio a 5 per questa stagione che sta per aprirsi con tanti nuovi acquisti e dimostrazioni che questa sarà ancora una delle squadre da battere, se non la squadra da battere. Beh, un abbraccio a tutti voi, sapete, loro sanno quanto io tengo a loro. L'ho dimostrato sempre durante le partite, cerco di incitarli, di renderli partecipi del nostro gioco. Quindi chiedo come sempre di seguirci come possibile e di starci vicino. Noi daremo sempre tutto. Antonio Capuozzo, grazie, 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 grazie. Oh, non ci lasciate perché adesso c'è il treno dei servizi, Acapulco on the beach.